Sin da quando era iniziato questo 2021, volevo sganciassero veramente un bel film. E fino adesso abbiamo avuto qualche film carino, qualcosa di simpatico, ma non avevamo un gran film. E io quando ho sentito questo titolo, The White Tiger, ho letto la trama, avevo zero aspettative, ragazzi. Insomma, top scontato, top accaparra premi. E invece, questo è un filmone. E ce ne vuole per farli fare da Netflix. Netflix non fa tanti grandi film. Fa qualche film carino e fa tante merde. Ma questo è qualità. Questo è The White Tiger, film che per l'appunto prende il nome dal best seller che ha sbalordito l'intero New York Times, così ce l'hanno presentato, che ci parla dell'ascesa al successo di un autista indiano. E devo dire che veramente il film è fatto bene, io riesco ad empatizzare col protagonista e mi importa qualcosa di quello che succede, scenografia e fotografia fatte veramente bene, soprattutto la fotografia. Una regia niente male, abbastanza veloce, che mi ha ricordato molto The Wolf of Wall Street. Secondo me il film sarebbe potuto durare anche di più, perché per la storia che voleva raccontare andava anche abbastanza spedito, abbastanza rapido. Inoltre, altro pregio, altra lode da dare a questo film è la scelta del protagonista, un protagonista che sa recitare molto bene. Questo potrebbe essere The Wolf of Wall Street un pochino più sul versante indiano, solo che secondo me The Wolf of Wall Street è superiore, normale, però era anche un pochino troppo commerciale, cosa che questo film non è. Questo film ti riesce a mostrare il vero lato della politica, il vero lato del consumismo e del fatto che tanta gente può fare cose che in realtà non si mette in testa di fare, e effettivamente ha senso. E la presa di coscienza del protagonista sul mondo reale che lo circonda e sui limiti che gli vengono imposti sono una cosa veramente ben fatta e veramente notevole. Le parti finali, tra cui anche in un certo qual modo la tigre bianca è sempre stata una visione che poi alla fine diventa realtà e che secondo me è fatta molto bene. Qualche difetto il film ce l'ha, alcuni personaggi che vengono lasciati un pochino così in sordina, alcune scene che potevano anche risparmiare perché secondo me sono un pochino troppo comiche, un pochino troppo, sapete, quel versante di un po' troppo tendenti alla commedia. Però devo dire che io avevo zero aspettative per questo film e le aspettative sono state veramente alte. Questo film per ora è il migliore del 2021 e dire sì, Nick, 22 giorni, sì, ma ragazzi, ricordatevi che per ora sono usciti un bel po' di film questo 2021. E anche se qualche insufficienza c'era, nessuno di questi film era riuscito veramente a farmi dire questo è il miglior film del 2021. Per ora è questo è White Tiger, che a tratti potrebbe sembrare lento all'inizio, ma secondo me ha un ritmo veramente buono. Anche iniziare in media stress non è niente male. Per me potevano usare la sceneggiatura e un pochino il resto del film meglio, sarebbe uscito qualcosa di veramente grande. Il film ha un grandissimo potenziale che non ha preso pienamente, è uscito qualcosa di molto bello, ma per me si poteva pure ottenere un qualcosa in più. Manca un pochino, però ancora a ripensare a questo film non faccio altro che sorridere, perché certe scene mi hanno ricordato molti film che a me piacciono tanto. Niente, gran film per me. Per ora un 6,5, cominciamo in modo molto soft questo 2021, perché non so ancora che film mi aspetta, quindi il voto potrebbe abbassarsi come potrebbe alzarsi. Per ora un gran film, ragazzi, reperitelo su Netflix. Oggi è uscita The Winx Saga, serie TV. Vi prego, non fatevi male ai neuroni, guardate questo al posto di quello. Noi ci vediamo al prossimo video, live su Eraser stasera, ciao!